Kate, duchessa di Cambridge, e il principe William sono stati bollati come arma segreta della monarchia in mezzo a una crescente minaccia alla corona dei movimenti repubblicani nei regni della regina. Kate e il principe William saranno probabilmente in grado di ancorare la monarchia in Australia e Nuova Zelanda dopo la fine del regno della regina, secondo uno storico reale. Il dottore Dowens ha notato come il movimento repubblicano Down Under sia diventato più attivo e attivo negli ultimi anni, e crede che questa raffica di attività sia collegata al crepuscolo del regno della regina. Mentre ha notato che esiste una connessione profonda e personale che collega l'Australia e la Nuova Zelanda a Elisabetta II, questi paesi sono meno innamorati del principe Carlo. Di conseguenza, l'arrivo al trono del principe di Galles potrebbe incoraggiare i movimenti repubblicani già attivi in questi paesi, in particolare in Australia, e innescare nuovi appelli a favore di un capo di Stato eletto. Tuttavia, il ricercatore associato onorario presso il Centre for the Study of Modern Monarchy presso la Royal Holloway University ha aggiunto che la monarchia ha la sua arma segreta nella forma del duca e della duchessa di Cambridge per respingere la minaccia repubblicana e riaccendere l'amore per la monarchia attraverso i regni della corona. Ha detto che la passata visita congiunta della coppia in Oceania ha mostrato che quest'arma segreta è già stata dispiegata negli ultimi anni. Ha detto a express.co.uk, la monarchia ha ancora un'arma segreta. L'arma segreta non è re Carlo III, ma è re Guglielmo V. Penso che ci sia ancora molto affetto per i reali britannici in Australia, abbiamo già assistito a recenti tournée dei Cambridge in Australia e Nuova Zelanda e questo è in previsione di questo tipo di problemi. Stanno cercando di costruire una sorta di lealtà emotiva alla monarchia britannica e questo ruolo continua a svolgere questa monarchia in Australia e Nuova Zelanda. Charles sarà il problema in quanto non è così ben voluto come William e Catherine, quindi stanno già cercando di costruire un serbatoio di buona volontà in previsione del fatto che Charles sarà il prossimo, le conversazioni quasi sicuramente.